Allora, andiamo a continuare con questo ultimo segmento. Siamo in pieno mese di maggio e canonicamente il mese di maggio è dedicato alla Madonna della Cona Domini, almeno a Caltagirone. L'infiorata in extremis l'abbiamo vista realizzata con grande soddisfazione di tutti i cittadini, a maggior ragione dei tanti turisti che vengono anche per l'infiorata della Scala di Santa Maria del Monte, che è un bel segno che ormai è consolidato negli ultimi anni perché fa festa con la Madonna della Cona Domini e fa festa per i tanti turisti che praticamente affollano la nostra città. Fa festa anche per un'altra cosa, perché solitamente a fine maggio c'è anche la solenne processione del Corpus Domini ed è bello vedere una bella giornata primaverile. La Scala di Santa Maria del Monte che fa proprio da ornamento ricco e devo dire anche emozionante al passaggio dell'ostensorio con il Corpus Domini. Benvenuto a Padre Salvatore Corbino, buonasera, grazie di essere qui con noi. Più Buonasera direttore, grazie a lei. sveglio, reverendo, la Siamo vedo svegli, stanca, la vedo stanca, la vedo stanca. non siamo stanchi, siamo Come siamo? Stanchi, stanchi. un po' eccitati, diciamo, No, no? siamo contenti, ma un mese non è Ancora non è facile. finito, ora c'è Sì, ora la volata finale è la settimana più lunga. più Più lunga, più lunga e più caotica, pesante. e quest'anno particolarmente perché questa festività della Madonna della Cona Domini, che ricordiamo essere compatrona della città di Caltagirone, le celebrazioni quest'anno toccano particolarmente la Madonna della Cona Domini per diverse ragioni. Uno, perché cade nel contesto del bicentenario, dei festeggiamenti del bicentenario dell'istituzione della diocesi. Due, perché per la prima volta, unica volta, la processione del Corpus Domini prenderà il via direttamente dalla chiesa della Basilica di Santa Maria del Monte. E tre, perché giorno 31 il solenne pontificale non sarà nella chiesa della Cona Domini, bensì celebrato da Sua Eccellenza il Vescovo, data la straordinarietà appunto del bicentenario dell'istituzione della diocesi. Voi sapete che c'è tutta una sequela di pellegrinaggi dei santi patroni delle città, delle parrocchie e quant'altro. Ecco, l'icona della Madonna di Cona Domini sarà nella chiesa cattedrale, dove appunto proprio nel giorno canonico della festività del 31 maggio Sua Eccellenza il Vescovo officerà il pontificale solenne per Sarà questa Monsignor Cristine, ricorrenza. l'arcivescovo di Catania, verrà. Questo è un'aggiunta in più. Ho Sì. E detto la straordinarietà di questo, per cui quindi. ecco, condividiamo e giustifichiamo anche la stanchezza del parroco Padre Salvatore Corbino. Ma la stanchezza è Ma non dovuta. sei solo a portarla questa stanchezza. No, no. Benvenuto ad Aldo Caltavuturo, buonasera, grazie di essere qui con noi. A Giovanni Vallerossa, buonasera, grazie Buonasera. anche a lei. E a Salvatore Ledda, buonasera, grazie Buonasera di essere anche a lei. qui. Quindi è una stanchezza condivisa con questi rappresentanti parrocchiani, ma i tanti parrocchiani che stanno condividendo Che col padre stanno. Corbino tutto questo stress organizzativo di gioia e di Ma non è uno accoglimento. stress distruttivo, intendiamoci, Assolutamente. è uno stress costruttivo, Non lo bello. portavi solo sulle spalle, diciamo. No, no, da solo non si Condividi può. questo sacrificio con la parrocchia ed è bello questo. Per fortuna ho tanti collaboratori di buona volontà che si mettono all'opera ed è importante che da solo il mese di maggio non si può assolutamente portare avanti perché non è solamente le celebrazioni, il mese di maggio è organizzazione, la liturgia, i canti, il rosario, la pulizia della chiesa perché è bello che i pellegrini o le persone vengono e trovano la casa pulita, la casa di Maria la trovano pulita. Immagino il Certo. direttore che lei va in una casa, è sporca, credo ci va una volta e poi se ne scappa. E Mi sembra invece giusto. arrivare a casa e trovare l'ordine della pulizia, ci sono tante signore che dedicano tanto tempo nell'ordinare i Ma fiori, nel credo che questo pulire. lo facciano tutto Lo l'anno. fanno Lo tutto fanno l'anno. straordinariamente in questa Lo fase fanno tutto perché la chiesa è l'anno. molto frequentata, Sì, diciamo, certo. no? Tra vespri, processioni, A parte, già pellegrinaggi siamo e nell'ultima settimana, quant'altro. è una settimana intensa, sabato scorso abbiamo fatto lo svelamento dell'icona della Madonna, ha presieduto la messa il vicario generale padre Gianni Gianni Zavattieri, Zavattieri. la chiesa era strapiena e oggi, stasera, sono iniziati i pellegrinaggi alle parrocchie,
fino a sabato 28 e anche i pellegrinaggi delle scuole, quindi abbiamo una settimana intensa. Il giorno 25, dopo la messa alle 21 sul piazzale della chiesa, ci sarà il concerto come ogni anno offerto dalla scuola Alessio Narbone, e l'orchestra e il coro della scuola e fa questo omaggio alla Madonna. Il 27... E ormai si è consolidata questa cosa. Sì, è diventata proprio una cosa bella, e la gente lo aspetta, anche perché è fatto, secondo me, con il cuore. E quando le cose sono fatte veramente con l'animo... Queste sono immagini del repertorio dello scorso anno. Quindi dicevo il 25... E anche degli anni scorsi, credo che non siano dell'anno scorso queste. Va bene. Comunque adesso non mi ricordo. Dicevo il 25 concerto, poi abbiamo un altro momento importante, il 27, il centro vocazione di Cesano, venerdì, ci sarà la celebrazione della messa presieduta dal Vescovo con la presenza del seminario, perché è anche un messaggio vocazionale, quindi la presenza dei giovani della città, della diocesi, proprio per promuovere anche il senso della vocazione anche sacerdotale. Il giorno 28 è questo giorno importante della Rosella che tutti aspettano, e poi abbiamo il 29, come lei ha detto direttore, è un evento anche storico, il Corpus Domini partirà, ci sarà la celebrazione della messa alle 19:30, pertanto io invito i devoti a capire che quest'anno, domenica prossima, la messa non sarà alle ore 20, come del resto il mese di maggio le domeniche, ma è anticipata alle 19:30, perché dopo la messa ci sarà la processione che partirà dalla Basilica facendo via Crismatrice, via San Gregorio, via dei Greci, via Moschitta, Luigi Sturzo, passa da Piazza Municipio e poi via Duca d'Aosta e entra in cattedrale. Mentre il 30... siamo alla vigilia della solennità della Cona Domini, e la messa sarà alle 19:15, non alle 20, perché alle 20:30 ci saranno i primi vesperi presieduti dal Vescovo. Ci saranno in cattedrale? No, i primi vesperi saranno in Basilica, Santa Maria del Monte. Poi giorno 31 in processione? Il 31 in parrocchia ci saranno di mattina solamente due messe, alle 8:30 e alle 10:30, e come già ha detto lei, per la prima volta non ci sarà il pontificale nella parrocchia Madonna del Monte, ma alle 18 uscirà l'icona della Madonna, della Cona Domini, per le vie che si la processione si avvierà in cattedrale. Sì, la solenne processione con la presenza del Vescovo, il seminario, l'autorità. Quello che offre il governo, diciamo. Quello che offre il convento. Il convento. Sì, a questo punto. Non per essere più quello attinente. Che offre il convento, sì. E farà via dei Greci, via Regina Elena, Luigi Sturzo, Piazza Municipio, sempre via Principe Amedeo, entrerà in cattedrale. Alle 19:30 ci sarà il pontificale presieduto dall'arcivescovo di Catania, Monsignor Vestina, è stato chiamato in occasione per solennizzare questo momento, e come lei ha detto, visto che negli altri paesi sono le parrocchie che fanno il pellegrinaggio alla cattedrale, questa volta è la città di Caltagirone con l'icona della Madonna a fare il pellegrinaggio alla cattedrale per questo bicentenario della diocesi, ed è bello fare questo momento. Dopo il pontificale proseguirà la processione tornando in senso inverso via Principe Amedeo, sosta in Piazza Municipio, dove ci sarà la preghiera, l'affidamento della Madonna alla città dalla loggia centrale del Palazzo di Città, e poi continua la processione via Vittorio Emanuele, Duca degli Abruzzi, carcere e Crismatrice, e lì ci saranno i fuochi. L'abbiamo fatto l'anno scorso, figuriamoci quest'anno. A maggior ragione della ditta d'Amplo di Mineo, che già da diversi anni fa questo servizio. Noi rimaniamo contenti, quindi quando le cose a noi piacciono continuiamo. E chiuderemo il mese di maggio. Però non finisce il mese di maggio, nel senso che poi noi dobbiamo smontare tutto quello che abbiamo montato la chiesa. E quindi ringrazio. Ma questi sono fatti vostri. No, sono fatti dei collaboratori. Sono che fatti vostri. Il lavoro non finisce il 31 maggio. E quindi è importante. E se mi permette, direttore, no? Posso fare una cosa fuori maggio, un appello fuori maggio? Prego. Siccome noi non ci facciamo mancare nulla, la stanchezza non è niente nel mese di maggio, vogliamo stancarci ancora di più. Mi sembra e giusto. Desidero fare un appello, un invito, perché la parrocchia sta organizzando un ingresso per i ragazzi dai 5 ai 12 anni, dal 18 giugno al 2 luglio. Ma abbiamo tempo, possiamo riparlarne dopo. No, per dire, dico, vabbè, intanto ce l'abbiamo anticipato. Sì, anticipiamo. Mi sembra. Perché vi anticipiamo? Perché domani si aprono le iscrizioni. Ah, ecco. Allora. E dai 5 ai 12 anni. Va benissimo. Quindi questo è quello che...
Allora, come Caltavuturo, Aldo Caltavuturo, com'è gestire la parrocchia assieme a padre Corbino? Che non è una cosa semplice. No, è semplice. È complicato lui. No, ma lui si mette da parte quando noi lavoriamo, praticamente già sappiamo cosa fare noi. Mettere tutti i tendaggi, bandiere, eccetera, eccetera, tutto è un lavorio. Già. Certo, la chiesa, scusa un momento, vediamo se la regia, ho visto le immagini durante il telegiornale, l'addobbo della chiesa è una cosa che si sta perdendo, diciamo. Ma non lo sto mantenendo ancora, fin quando è possibile. La Cona Domini invece la mantiene, ed è molto bello, se la regia potesse darci qualche immagine, sono delle cose che ormai, prima tutte le chiese di Caltagirone, nelle festività è faticoso, laborioso, pericoloso, sì. C'è tanti osi, già. Cioè, tanti osi, ah, ecco, vedete un po', cioè questi addobbare una chiesa così, che prima era nella consuetudine di tutti, diciamo, ecco, in tutte le festività le chiese avevano questi addobbi speciali. Mi sa che siamo rimasti soli. No, ma dai, io non credo, a San Giacomo si fanno, forse non si fanno a San Giacomo, no, penso di sì, sì, pure, forse dai, non... spero, mi auguro che sì, però alla Cona Domini si fa in grande spolvero, in grande sfarzo, diciamo, ecco, e questo è realizzato dai parrocchiani. Prego, al tuo futuro. Sì, è realizzato dai parrocchiani, è proprio un'attesa noi che aspettiamo questo mese di maggio praticamente, perché è tutto un riunirci tra noi, tutto un laborio per la Cona Domini, questo è. Certo, non sono sacrifici come si vuol sapere, cioè, ma per la Madonna si può fare questo. Appunto, questo si fa con tutto il cuore e senza spensieratamente, così. Valle Rossa, noi ci siamo visti l'anno scorso, se la memoria non mi sta ingannando, due anni fa. Sì, la memoria. L'anno scorso le signore sono venute, le signore, sì, le mogli. Ecco, allora, vediamo un po', le fasi organizzative impegnative di questo lungo mese, diciamo, che adesso vedono questi ultimi giorni notevolmente faticosi. Non dimentichiamo che sabato prossimo ci sarà la Rusedda e non è una cosa semplice, diciamo, giusto? Perché la parrocchia tutta è coinvolta in questa, che è una manifestazione popolare che coinvolge tutta la città, diciamo, attraversando con gli armenti, con i carri, con i trattori, oggi con le nuove tecnologie. Sì, stiamo in fermento, diciamo, questa che è l'ultima settimana, diciamo, cru di tutto, diciamo, il mese. Siamo, diciamo, quasi alla fine. Come giustamente ha detto lei, siamo un pochettino stanchi. Beh, non mi stancate ora. Stancatevi dopo il giorno 2. E va bene, dopo ci stancheremo molto di più. E lo facciamo con tanta voglia, con tanto anche dei sacrifici. Quanto è bello andare a letto quando uno è spossato, è stanco. È stanco, dormi più tranquillamente. sì, non ci sono pensieri che tengo. Niente, è vero o no? Sì, come arriviamo, diciamo, nel guanciale ci addormentiamo subito. E non abbiamo neanche il tempo, diciamo, di... Padre Corbino lo fa con questo intendimento. Una volta mi ha confidato, dice, i miei parrocchiani li stresso, li metto sotto... Bugie, perché so che poi, dice, arrivano a letto e quasi mi ringraziano di questo sforzo che gli ho fatto fare, perché, dice, dormono in modo direttore, sereno. Direttore, sa che una cosa, non è vero, perché loro sanno che il parroco non parla mai. Non sapeva tutto il lavoro. No, ma lui si è confidato con me, attenzione. Sì. Si è confidato con me. Ledda, Salvatore Ledda, ecco, sì. Lei cosa, come si spende per la parrocchia in questa fase? Siccome io ho da pochi anni che faccio parte dal comitato e praticamente mi aggrappo a loro, perché è come un pesce fuori acqua. E faccio un po' di tutto. Gli stanno dove imparando a nuotare, diciamo. Gli stanno imparando a stare in mezzo all'acqua. Sì. Perfetto. Questa è una cosa. E la collaborazione è grande. E anche l'entusiasmo, devo dire. Sì, no? Sì, anche questo. Padre Corbino, tu la mattina ti alzi a che ora per andare a dire messa? Allora, una cosa è alzarsi, una cosa è dire messa, intendiamoci. Solitamente dice la messa la mattina. Allora, nel mese di maggio sì, c'è la messa la mattina. A che ora è la sveglia per dire messa presto? La messa è alle 8:30, a me mi alzo alle 5:30, sembra un quarto. Ma scusa. Quindi stavo cercando di capire invece che loro si alzassero un po' prima. No, no, non è mi così. Alzo prima io di loro. Loro si alzano dopo. Io vado a letto dopo di loro e mi alzo prima di loro. Ma perché suoni le campane la mattina? No, le campane sono da sole. Automaticamente. Ma com'è che sto parrino suona sempre? Un tocco tocco suona sempre. C'è un proverbio che dice, babbo Lillo sì, ma scemo tutto no.
No, bisogna avere questa. Pensavo, nell'immaginario pensavo che il parroco si svegliasse la mattina più tardi rispetto no, al contrario. Ai comuni mortali. La casa si alza sempre. Così è. La sveglia verrà da sempre. Le campane la mattina come sono? Sveglianti. Sono alle 8 da sole. Alle 8, sì. Che fortuna che avete voi. Noi facciamo apposta. Io ho un parroco invece che le fa suonare alle 7 di mattina. No, io l'ho voluto alle programmare alle 8 mattina. Volutamente. E non disturbare la gente, anche l'orologio alle 10 di sera si stacca, perché la notte non deve disturbare i miei parroci. Giusto. Ma perché non glielo dici a qualche tuo confratello che, che prima delle 8 non si fanno suonare le campane? L'orologio stacca alle 13 e riattacca alle 16, quindi 3 ore di parroco. Ma visto che fortuna che avete come parrocchiani? Visto che fortuna che avete come parrocchiani. Al di là delle battute, mi sembra giusto rispettare le persone. Sono d'accordo, ma cerca di convincere qualche tuo confratello. È un problema. Della parte nuova della città, che abbiamo comincia capito. Alle 7 di mattina a suonare. Da noi alle 8. Lo so, voi siete più civili, siete più civili e più rispettosi della gente che lavora e che dorme. Prego. No, io volevo dire, ma io abito proprio sotto il campanile, quindi ormai ho fatto l'abitudine di 10 volte neanche la sera. Comunque, al di là di questo, a parte le battute, però sì, secondo me il rispetto alle persone, io ci tengo, infatti siccome il computer si può programmare, le campane, quindi per me non ha senso presto, alle 8 è un orario giusto, dignitoso, e anche l'orologio non ha senso che suona tutta la notte. Comunque sto scherzando. No, ma però io non sto scherzando. Scherzando perché il padre Abbotto, alle 7 di mattina fa suonare le campane. Dai il buongiorno. Dai il buongiorno. È bello. Poi c'è uno scampanellio vario a secondo. In questo periodo ci svegliamo con la canzoncina della Madonna. Giusto. A Pasqua con quella di Pasqua, a Natale con la Madonna delle Stelle, ed è bello. Ed è bello, cioè ha questa attenzione, diciamo. Però alle 7 di mattina. Alle 7 è giusto. Ed è giusto così. Allora, stavo dicendo, per chiudere questo spazio, avete qualche giorno davanti veramente frenetico, l'organizzazione della Rusedda per sabato. Chi parla un po' della Rusedda, dell'organizzazione, delle iscrizioni, fino a quando si possono fare? Chi vuole? Prego, Villa Rosa. L'iscrizione della Rusedda, appunto, volevo fare, come dire, un appello, un annuncio. Chi è ancora non si è iscritto, le iscrizioni sono aperte. Dalle 5:30 alle 6 la sera fino alle 8, alle 9, cioè durante la messa no. Quindi o prima, diciamo, dalle 5:30 alle 8 meno un quarto, prima che inizia la messa, eventualmente qualcuno dopo la messa. Vabbè, arriva prima, si vede la messa che non è male. Sì, poi, sì, dopo la messa siamo. Dopo la messa. Io l'ho lanciata la sua copia. Sì, noi dopo la messa siamo. Nessuno. Il problema non ce ne sono a scrivere qualcuno. Però quello che diciamo raccomando, entro venerdì sera di iscriversi. Perché poi sabato. Speriamo, dici. Lo auspichiamo. Se rimane qualcuno, per carità, noi siamo lì, li accogliamo, siamo ben accetti di accogliere. Però se possono venire entro. Queste cose non si fanno però. Noi siamo contrari. Poi apriremo, diciamo. Noi siamo contrari a questo. Uno spazio di poter dire pure che queste cose no, speriamo. Di non rivedere, anche perché sono pericolose, che non succede niente. Non sono autorizzate, io non voglio che dovesse succedere qualcosa, qualcuno ma noi non potrebbe rispondiamo. Pagare inconsapevolmente le conseguenze, diciamo. Pericolose per le persone. Assolutissimo. Che sono alla vicina. Queste sono immagini di repertorio della Rosetta, diciamo, ecco. Io se devo dire una cosa, prego. Mi è arrivata oggi pomeriggio e la dobbiamo anche smentire, perché veramente ecco quello che portano i doni per le famiglie. È arrivata voce, sono venuti dei giovani per iscriversi, circola voce che noi facciamo pagare una tassa di iscrizione, non è vero, e mi hanno detto che in giro c'è la voce che noi stiamo chiedendo 30 euro per iscrizione. Ma questa cosa? È una calunnia, una follia. È una follia. Magari, noi chiediamo un'offerta, anche perché desidero far presente anche coloro che vogliono partecipare, già noi il kit che diamo con l'immagine della Madonna, i striscioni ci costano 5 euro dalla tipografia, 5 euro. Quindi non abbiamo chiesto mai una tariffa, nulla. Ci danno a volte un euro, ci danno 50 centesimi, quello che ci danno ci prendiamo. Certo, con 50 centesimi non ci riusciamo a pagare le spese.
Questo è certo. Questo però, ci si affida alla sensibilità dei partecipanti. Sapere che il costo effettivo è di 5 euro a kit che viene consegnato. Quindi questa fesseria che sta circolando, che stiamo chiedendo 30 euro, questa è una bella calunnia. Vabbè, ma è un modo per scoraggiare oppure... Ma figurarsi, no, non è corretto. La Rusedda è un rito dove nessuno si sottrae. No, ma dire 30 euro non è corretto. Assolutamente. E nel frattempo desideravo, a parte i ringraziamenti del mio collaboratore, invece desideravo ringraziare i ceramisti e i negozianti, perché abbiamo aperto la pesca il 15 maggio, e devo dire che tutti hanno dato sempre qualcosa, un oggetto, con tanta gioia, con tanta armonia, cose nuove, non ci hanno dato cose da buttare, quindi io desidero ringraziare i negozianti e i ceramisti per questo senso di sensibilità che ci hanno. Per il resto io vi invito... Poi dicevo, oltre sabato, importante, è stato citato prima, però vale la pena di accendere un focus su questo. Domenica 29 parte la processione del Corpus Domini della città di Caltagirone dalla chiesa basilica della Cona Domini. Questo è un fatto straordinario, sì, mai accaduto, e credo che faccia un po' ricompensa un po' il se fatto che il giorno sì 31 invece tutta la festività della Madonna della Cona Domini si sposta nella chiesa cattedrale. Si sono scambiati un po' i ruoli. No, dicevo, diciamo, se parte la processione della Cona Domini, devo dire grazie ai miei confratelli che sono stati loro a proporre, perché il primo progetto era partire dalla cattedrale e chiudere alla Cona Domini. I confratelli, abbiamo fatto una riunione con i parroci e tutti i parroci della città, è sembrato giusto invece partire dalla chiesa matrice per concludere la cattedrale. Quindi io ringrazio i miei confratelli. Disinteressatamente è stata fatta questa ipotesi. Ma perché viene di calata, diciamo, arrivarci proprio capisco alla fine, là sopra. Capisco che a fine tutti i santi aiutano, però... Ma alla fine poi salire su sarebbe stato faticoso, ma per tutte le gambe, diciamo. Va bene così. Quindi questi sono i momenti topici, seguiremo anche noi la Rusedda come ogni anno, l'accortezza che ribadiamo che ognuno abbia di essere, avendo a che fare, responsabili, gestire i propri animali, i propri mezzi con responsabilità nel rispetto degli altri prima di tutto. No, ma io parto anche nel rispetto e nel degli contesto animali. Anche, nel rispetto anche degli animali, animali. Certo, certo. Non si devono maltrattare. E non dimenticare mai che la Rusedda è un momento devozionale che la città anticamente faceva alla Madonna della Cona Domini. Però gli antichi si pigliava questa Rusedda, che era una pianta del sottobosco di Santo Pietro, che veniva offerto alla Madonna, il quale questa poi la metteva a disposizione dei ceramisti per ardere i forni. Non c'erano i forni elettrici, per cui... Le fascette di Rusedda servivano praticamente ad alimentare la cottura della terracotta. Diciamo, è qualcosa che appartiene alla nostra cultura, alla nostra tradizione, c'è cioè tra il sacro e il profano, ed è molto bello questo. A parte che l'odore della Rusedda è molto bello pure, devo sì, dire. Ho avuto modo ha un'essenza di... molto, molto particolare. Ancora un profumo non gliel'hanno fatta questa cosa, ma qualcuno potrebbe anche lancerei l'idea, l'abbiamo apriamo un'industria così di profumi. E certo, potrebbe anche servire. Va bene, buon lavoro. Grazie. Se c'è necessità ci rivediamo, siamo qua. Se doveste ravvisare che possiamo essere strumento per aiutarvi a divulgare messaggi per queste ricorrenze che sono tante. Sono buon lavoro, grazie di essere stato qui con noi. Come ha detto Giovanni, di non arrivare a scriversi il giorno della Rusedda alle 14. Che veramente la Rusedda parte sempre da davanti allo stadio, sì, in piazza della Regione. Sì, la riunione alle 3:30. 3:30. Poi si snoderà. Sì, per 4:15, alle 4 dovremo, diciamo, come dire, partire con il corteo. Va benissimo, buon lavoro, alla prossima. Grazie a Salvatore Ledda, a Giovanni Villarossa, ad Aldo Caltauturo e al parroco Salvatore Corbino, rettore della chiesa. Parroco, non sei rettore. Allora, distinguiamo una cosa. Il rettore, io sono rettore della chiesa San Giuseppe e del Carmine. Ah. La parrocchia è diversa dalla rettoria. Ho capito. E invece là sei semplicemente parroco. Sì. Sono il parroco. Ha qualche altro titolo, non possiamo acquisirlo. Sono arcidiacono della parrocchia. Arcidiacono, quello mi mancava. Arcidiacono appunto, della parrocchia. Ti ho servito su un bastone anche perché era, sì, anche perché si chiama ex matrice. Sappiate, sì, che prima della cattedrale, prima che la cattedrale fosse già la matrice, era la Madonna della Cona. E l'ha voluto Roma, il Papa, questo qua, il titolo di arcidiacono. Non è che è spuntato perfettissimo così.
In bocca al lupo, grazie, grazie, buon lavoro, grazie, e pregate la Madonna per noi, certamente, che ne abbiamo bisogno. Quest'anno non avete fatto i gadget della Madonnina, la tegola? Non è stata portata volutamente. Perché le altre volte siamo stati, sì, i primi. Sì, stavolta dovrete gli ultimi. Gli ultimi, va bene. Così. Volutamente. C'è volutamente. C'è, e ti spiego, le spiego perché, direttore. Perché? Che non erano pronti. No, no, a parte sono pronte. Il problema è, in questo clima di elezioni, percependo, allora dico, con calma, sarà portato al direttore il regalo. Ma la Madonna praticamente ci avrebbe aiutato a mantenere tutto il clima qua dentro più calmo, diciamo, e più sereno. Però va bene così lo stesso. Che la Madonna ci aiuti anche, ora a parte gli scherzi, che la Madonna della Cona Domini, padrona della città, ci aiuti in questo particolare momento, e le preghiere rivolte a lei siano quelle giuste, perché illumini tutti i cittadini elettori affinché questa città possa ritornare ad essere la città gratissima che ha accolto l'icona della Madonna della Cona Domini quando arrivò con la famiglia Campochiaro nel 1225. La storia è lunga. Grazie, 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 grazie. Chiudiamo questa trasmissione. Vi ringrazio la cortese attenzione. Appuntamento, appunto, domani sera, martedì 24 maggio, per un altro appuntamento di Stasera Con. Buon proseguimento e buona serata.